Il Centro Democratico sostiene convintamente questi emendamenti, con un'osservazione. Sono stati ricordati i padri costituenti, però va anche ricordato che ci sono voluti 70 anni per dare seguito a quelle intuizioni. Noi avremmo preferito sicuramente votare per la doppia preferenza di genere in un sistema diverso da quello previsto dall'Italicum. Ma siamo orgogliosi, io particolarmente sono orgoglioso di far parte in questa giornata di un voto, di poter contribuire a un voto che segna la storia della nostra Repubblica e del nostro sistema. E in un certo qual modo ridà fiducia a noi stessi nella volontà di cambiamento, nella volontà di fare qualcosa che sia un segnale di serio cambiamento per il Paese. È difficile però poter credere che se in quest'Aula sarà usato il voto segreto, tutte le dichiarazioni siano davvero dichiarazioni perché si cambi la cultura di questo Paese, non si privilegi e non si cerchi di mantenere chiusa una casta che ancora è difficile da sgominare. Auspico l'espressione palese su questo emendamento, auspico che nessuno si azzardi a macchiare questo nuovo percorso del Parlamento con un'azione indegna del significato storico di questo passaggio. Grazie. Deputata Ruocco, prego.